L'olio d'ulivo ha un significato ampio, è nutrimento, è medicina, fonte di luce, dà bellezza, allena per la lotta e dona vigore. Nella storia di Israele i re e i sacerdoti vengono unti con olio e così è segno di dignità e di responsabilità, come anche della forza che viene da Dio. Ma anche nel nostro nome cristiani è presente il mistero dell'olio. La parola cristiani, infatti, con cui i discepoli di Cristo vengono chiamati dai pagani già dall'inizio della Chiesa, deriva dalla parola Cristo, traduzione greca della parola Messia, che significa unto. Essere cristiani vuol dire provenire da Cristo, appartenere a Cristo, all'unto di Dio, a colui al quale Dio ha donato la regalità e il sacerdozio. Significa appartenere a colui che Dio stesso ha unto, non con un olio materiale, ma con colui che è rappresentato dall'olio, con il suo Santo Spirito. Secondo una interpretazione popolare, la parola olio deriva dal greco eleos, che significa misericordia. Nella parabola del buon samaritano, proprio olio e vino sono i gesti della misericordia di Cristo per l'umanità ferita dal peccato. I sacramenti, infatti, sono segni efficaci della misericordia di Dio. Chi viene consacrato con l'olio nel battesimo, nella cresima, nell'ordine sacro, nell'unzione degli infermi, non solo sperimenta la misericordia di Dio, ma ne diviene strumento in vari modi per tutti gli altri. Il primo olio a essere presentato è quello destinato al sacramento dell'unzione degli infermi. Il Vescovo invoca dal cielo lo Spirito Santo Paraclito su questo olio, frutto dell'ulivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. La preghiera di consacrazione del Crisma, alla quale partecipano attivamente tutti i sacerdoti, è un lungo poema che benedice Dio per la mistica grazia dell'olio, prefigurato nelle storie dell'Antico Testamento e realizzato in Gesù, chiamato il Cristo. Il Crisma viene preparato con la mistura di sostanze profumate e con un soffio da parte del Vescovo, perché chi ne verrà consacrato spanda il profumo di una vita santa. Quest'olio si chiamerà Crisma e dalla sua unzione prendiamo il nome di cristiani, specialmente con la cresima o confermazione, con la quale completiamo il nostro ingresso nella Chiesa di Dio. Con il Crisma vengono segnate le mani dei preti, la testa dei vescovi, anche l'altare e l'edificio sacro che dai fedeli prende il nome di Chiesa viene consacrata con l'acqua e con il Crisma per diventare luogo sacro della fede.